Prima lezione di chitarra facile. Quindi avete la vostra chitarra, siete dotati di plettro, plettro abbastanza morbido, ad esempio può essere uno 0,60, e siete dotati di accordatore che può essere questo qua. Questo è un accordatore che rileva strumenti, rileva che voi volete accordare una chitarra, ad esempio. E corda per corda vi rileva la tonalità della corda. Andiamo intanto ad accordare la chitarra. Oppure sono anche accordatori su cellulare che potete scaricare. Quindi chitarra accordata, vediamo due accordi facili, come farli, ed iniziamo a suonarci sopra, quindi a vedere anche del ritmo. Primo accordo che vi propongo facile, Mi minore. Servono soltanto indice e medio, quindi due dita, e li mettiamo tutti e due al secondo tasto. Questo vedete è il primo tasto. Questo è il secondo tasto, li mettiamo entrambi al secondo tasto e partendo dall'alto alla seconda e alla terza corda. Faccio vedere bene, vedete secondo, indice alla seconda corda e sotto il medio alla terza corda. Quindi molto facile, assicuriamoci che un dito preme una corda, non tocca le altre corde, quindi abbastanza arcuato. Unghie corte, altrimenti possono dare fastidio. Al centro del tasto con l'indice, il medio leggermente più a destra, per cui il medio sarà alla fine del tasto verso la destra. Indice secondo alla seconda corda, medio alla terza corda, entrambi del secondo tasto. Tutte e sei le corde devono suonare pulite. Se c'è una corda che suona male, tipo potrebbe essere questo, quando il medio ad esempio tocca la quarta corda, allora la corda, sentite? No, deve suonare pulita. Tutte sei. Il bello di questo Mi minore è che suoniamo tutte le corde. Un secondo accordo che vi propongo è questa volta utilizzando indice, medio e anulare, sempre al secondo tasto, tutti e tre, sempre in fila, e però iniziando dall'alto, indice, medio e anulare alla terza, quarta e quinta corda. Quindi è molto simile al Mi minore, no? Mi minore eravamo con indice medio alla seconda e terza corda. Ora indice, medio, anulare, sempre a scendere, partendo dalla terza corda, terza, quarta e quinta corda, la maggiore. Anche qui, stessa raccomandazione, ogni dito deve premere soltanto una corda e toccare solo quella corda. Quindi, vedete, abbastanza arcuato. Indice, la stessa cosa per il medio, che sta leggermente più a destra. E anulare che sta ancora più a destra, quindi in questo caso l'indice sarà sulla sinistra del tasto, medio al centro e anulare a destra. Tutte e sei le corde vanno suonate, che la maggiore consente di suonare tutte e sei le corde, e tutte e sei le corde devono suonare bene.
Se sentite una corda che suona male, tipo ad esempio se l'anulare tocca la corda in basso, sentite? Corda stoppata. No, sistemate bene tutte le dita in modo che tutte le, se le corde suonano bene. Quindi Mi minore, La maggiore, Mi minore, La maggiore, con il plettro accarezzate tutte le corde in maniera molto pacata. La maggiore, Mi minore, La maggiore. A questo punto avete fatto quindi due accordi, possedete già due accordi, Mi minore, La maggiore. Mettiamoci del ritmo. Già questo che state facendo è un ritmo. Ad esempio, 4, La maggiore, 1, 2, 3, 4, Mi minore, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 4. Questo adesso raddoppiamo sempre per trate verso il basso e raddoppiando, quindi ogni numero che chiamo da 1 a 4, due plettrate, 1, 2, 3, 4, Mi minore, poi La, 1, 2, 3, 4, Mi minore, 1, 2, 3, 4, 1, La maggiore, 1, 3, 4. Vedete, sta crescendo la melodia? State già suonando un altro, mantenendo sempre questi accordi, un altro grado di difficoltà, il plettro che suona anche verso l'alto. E poi fine frase, 2, 3, 4, fine frase anche verso l'alto. Provate a fare questo movimento. Maggiore, giù, giù, su, su, giù, 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 su, su, giù, Mi minore, giù, su, su, giù, 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 su, su, giù, La maggiore, giù, giù, su, su, giù, 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 su, su, giù, Mi minore, giù, giù, su, su, giù, La maggiore, plettrate soltanto verso il basso, però non continue come abbiamo fatto prima. 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
maggiore 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Questa volta usciamo la pettata anche verso l'alto. Quindi mantiamo lo stesso ritmo, 1, 1, 2, 1, 2, però è giù, giù, su, su, giù, 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 su, su, 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 giù. State già facendo due accordi e state tenendo già un bel ritmo. A metterci una melodia alla voce, e provate anche a improvvisare qualcosa con la voce.
accordi e con un ritmo molto semplice già sentite che la melodia sta crescendo. Grazie, spero abbiate apprezzato, ci vediamo al prossimo video chitarra facile, ciao.